quelli. Senatore, piange pensando alle sbarre? Grazie. Leva sui microfoni. Fiducia nella giunta? Certamente sì. Ho soltanto illustrato le mie ragioni alla giunta. Le ho illustrate con grande attenzione, ho risposto alle domande. Grazie. Più fiducioso dopo oggi, senatore? Ha completamente demolito l'indagine. Addirittura completamente. Sì, completamente demolito l'indagine. E se volete sapere la mia opinione sul fumus persecutionis, qui siamo davanti all'arrosto, non al fumus. Per tutta una serie di questioni che sono emerse, emergeranno anche pubblicamente, che riguardano anche la Procura di Trani. Ce ne può dire una? Ma sulla inchiesta in quanto tale e sugli addebiti sono stati proprio totalmente distrutti. Giovanardi dice: in questa inchiesta c'è solo fumus, niente arrosto. Da parte del senatore Giovanardi nei confronti della magistratura sì, è certo. Per carità, poi l'attività giurisdizionale è contestabile, ma la sede della contestazione non è questa, è il processo. La serietà dell'inchiesta e la gravità dei fatti c'è tutto. C'è uno spaccato della politica della provincia del nostro paese. Qualcuno, non noi, diceva: ma qua sembra un film degli anni 70, quello di Lino Banfi e compagni, manca solo il Conte Mascetti, la prostituta di provincia raccattata qua e là e fatta diventare, vi ricordate il film, amici miei, no? Raramente ho visto tanta sciatteria e tanta improvvisazione nel presentare un'ordinanza, l'aggettivo giusto è incredibile, insomma. Non c'è tanti anni, sono 8 anni, io sto qui dentro, è la prima volta che mi trovo di fronte a un caso di fumus soggettivo, cioè che differenza c'è? Nel senso che è proprio un fumus che lascia il dubbio che ci sia un accanimento nei confronti di una persona, no? Di un'istituzione della casta o dei parlamentari, eccetera. E questo non si finisce mai di imparare, non l'avevo mai visto. In questo momento fumus persecutionis non ce n'è neanche un poco. Leggetela voi e ditemi dov'è il fumus persecutionis, è molto semplice, siccome io l'avevo già letta, so che cosa c'è scritto. E per questo, siccome elementi per il fumus non li ha portati neanche nelle dichiarazioni, quindi aspettiamo che faccia una memoria specifica sul tema di competenza della Giunta. Quindi la comunque posizione del nuovo centrodestra è una posizione politica? No, non lo so, non so neanche cosa ha detto il centrodestra. Quindi. Difendono Aspada Trattazzolini e accusano la Procura di Trani di sciatteria. Vabbè, era scontato, valuterà il Tribunale di riesame il provvedimento. C'è fumus di qualche cosa, o persecuzionis o di insensatezza. Difficile credere che cose di questo genere siano contenute in un atto ufficiale col timbro della Repubblica Italiana. Le parole all'interno della relazione dei pubblici ministeri sono in netta contraddizione con i fatti che sono descritti. E Trani che va processata? Ho l'impressione di sì. Ho l'impressione di sì. Non fanno alcun riferimento preciso alle situazioni di fatto, ma invece procedono secondo obiettivi che non sono quelli istituzionali. Ha annunciato che domani avrebbe depositato il ricorso al Tribunale della Libertà. Quindi comunque sì, l'arresto non è scontato da parte di questa giunta. Beh, questo in questo momento qualsiasi cosa si dica si potrebbe dire una cosa sbagliata. In questo momento stiamo approfondendo. Eviterei assolutamente posizioni politiche di partito. Augello parla di sciatteria del lavoro di indagine della Procura. È un'opinione di Augello, non mi sento di condividerla.